Allora, cari amici di Ciao Como, intanto buona serata, ve l'avevo promesso questa mattina che chiudevamo la giornata con le luci sul lago di Como. Siamo qui in Tremezzina questa sera, dobbiamo dire grazie agli amici del consorzio Motoscafilario, con Marco, con Luca che sono qua con noi sulla barca, c'è anche Angelo. Angelo, giustamente, che sta guidando ovviamente. Allora amici, sono le luci che vi facciamo vedere del centro lago, qui siamo a Sala praticamente. Dove siamo, Marco? Ossuccio. Allora, buona serata agli amici che ci stanno guardando in diretta. Adesso vi facciamo vedere questa suggestione, veramente molto molto bella. Ciao Samuele, buona serata a te. Allora Marco, ci sono le ultime illuminazioni, diciamo così, giusto? Esatto. Siamo arrivati alla fine, purtroppo. Avvicinati un po' di più così ti vediamo in faccia, perché ecco, così, perfetto. Siamo arrivati alla fine e purtroppo non abbiamo potuto fare come l'anno scorso. Ah, ok, perfetto, così, esatto, c'è il faro che ci inquadra. I nostri giri che erano stati molto apprezzati e purtroppo quest'anno ci dobbiamo accontentare così, come con tutto il resto. Però lo spettacolo stupendo, sì. Allora, andrebbe illuminato di giallo, dice Lorenza, perché in effetti lo ricordiamo, siamo in zona gialla, lo ha annunciato poco fa il presidente Fermi, siamo in zona gialla da domenica prossima. Ciao a Sara, ciao a Silvia, caro Marco, Mimma, Samuele, buonasera anche a te, Nadia, e poi salutiamo anche Anna Rosa e Mimma appunto e Antonella. Ok, perfetto, un saluto anche ad Angelo che ci sta seguendo in diretta. Allora, adesso, ciao Lidia, buonasera anche a te, buonasera ad Angelo. Adesso andiamo, passiamo alla Villa Cassinella, giusto? La prossima, questa è Villa Stai Bene, stiamo uscendo dal canale dell'isola e andiamo verso il promontorio dell'Avedo, dove ci sono le due ville. Allora, dal lago una gran bella visione. Adesso passiamo a Villa Cassinella e poi andiamo a vedere anche il Balbianello, che tra l'altro è illuminato, giusto? Sì, lo motoscafo. Vediamo già in lontananza. Ah beh, è vero, esattamente. E allora, buonasera anche a Giovanni, un saluto anche a Patrizia che ci guarda da Vertemate, ad Angelo, a Giuseppe, bravo, così è ancora meglio, Luca, così almeno illumina. Perché, oh ragazzi, siamo proprio nel bel mezzo del lago questa sera. Buio completo, perché di sera insomma è una suggestione bella, come dicono i nostri amici, però è anche veramente tutto completamente buio, perché non è illuminato il lago. Allora, ciao Anna Maria, ciao a Monica, ciao Isa, ciao Giuseppe, ciao Angelo, lui da Moltrasio, e poi Laura, buonasera da Bellagio, ci saluta la nostra amica Laura, siamo quasi, facciamo vedere la prova, facciamo vedere Bellagio. Ciao Sara, e dice yes con il cuore giallo, perché lo ricordiamo, siamo appunto arrivati finalmente in zona gialla. Cos'è quello? La piazzetta di campo. Ah, la piazzetta di campo, sì, è vero. Abita un ospite nostro, Marchetti. Ah, ok, perfetto, giusto. La tua casa, e questo è tutta la piazzetta di campo, è vero, perfetto. Fiume divide Ossuccio da campo, adesso è tutto un comune Tremezzina, però esatto, fiume perfetto. Abbraccio da Pognana da Cristina, Salvatorica, il nostro lago sempre affascinante, ciao anche a Salvatore, un saluto a Sara, Silvana e a Rachele, grazie davvero anche questa sera di essere così numerosi con noi. Adesso, cari amici, l'aria è fresca, Isa, sicuramente c'è una bella aria freschina, sicuramente, e poi devo dire Madonna del Soccorso. Ah, la Madonna del Soccorso, quella su in cima, esattamente, la Madonna del Soccorso, esattamente, l'abbiamo fatta di giorno. Beh, devo dire che, caro Marco, con la di sera è sempre un fascino, una magia, ecco, presepe. Come un presepe, bravo, un presepe, assolutamente sì. Questa infatti è la Villa Cassinella, adesso dove stiamo arrivando. E ciao Marinella, buona serata, un saluto anche a Silvana, ciao Silvana, anche a te cari saluti. E più avanti c'è proprio il promontorio del Balbianello, che per l'occasione è stato illuminato. Sì, domenica bandiera gialla, dice Clara, assolutamente, anche se buio pesto, effettivamente. Per prenotare il ristorante. Allora, com'è l'acqua? È fredda, credo. L'acqua sarà 6-7 gradi, 6-7 gradi. Meglio stare in barca, sicuramente. Perfetto, allora ecco, mi sposto così almeno, ecco, perfetto. Vediamo anche Marco e Luca che ci fa da regista, esattamente. Molto, molto bene. Tecnico delle luci, adesso appunto ci avviciniamo alla Villa Cassinella e vi facciamo vedere anche questo spettacolo e poi andiamo verso il Balbianello. Senti,
dammi una speranza, o meglio una anticipazione. Ecco, voi con questa barca, che tra l'altro è quella del consorzio ed è, mi dicevi, attrezzata per far salire anche le persone con disabilità, è vero Marco? La barca sì, attrezzata, c'è cioè una pedana che si solleva e può consentire l'accesso alla barca anche a una carrozzina, una persona con disabilità importanti. È l'unica sul lago, speriamo che ne seguano altre, perché abbiamo già avuto richieste, abbiamo già fatto servizi. Ovviamente il problema è un po' avere anche i puntini dove scende, perché certo. Comunque questa è attrezzata, questa è una bellissima barca, attrezzata, è un taxi veneziano classico, veramente molto bello. E allora salutiamo anche Marco, Rita Annunziata, la presidente di Mondo Turistico, che ci saluta, Laura che dice che c'è il naso rosso per il freddo, Maria Maddalena, ciao Ariel, il laghe dall'Uruguay, lui ci guarda e ci segue dall'Uruguay, grazie. Ecco, questa è la Villa Cassinella, che devo dire c'è sempre il suo perché, anche d'inverno, anche al buio, però c'è il suo fascino sicuramente, come potete vedere. Villa Cassinella, dove tra l'altro qualche mese fa sono stati girati degli spot. Chiara Ferragni è venuta qui a fare, giusto? Sì, è venuta Chiara Ferragni a girare degli spot. Ciao a Riccardo da Venezia, salutiamo anche Stefi, buona serata a te. Ricordiamo ancora che siamo in barca con gli amici del consorzio Motoscafi dell'Ario, ci stanno portando alla Villa del Balbianello. Io li ringrazio perché ovviamente è una cosa che non è che capita tutti i giorni. A gennaio poi i giorni della merla, devo dirvi che grazie Marco, perché e poi vi dicevo, com'è la prospettiva di una ripresa con i vostri mezzi qua? Siamo tutti ansiosi, stiamo aspettando. Beh, la zona gialla è già un segnale. La zona gialla è un segnale, l'arrivo dei vaccini è stato un altro segnale, perché subito sono partite le prenotazioni o quantomeno le prenotazioni di interesse. Adesso bisogna vedere come si evolve, non solo qui, perché noi ovviamente i nostri clienti arrivando da lontanissimo, la maggior parte, dobbiamo vedere come prosegue questa pandemia in tutto il mondo. Allora Clara dice, finché la barca va lasciala andare, certo la facciamo andare, salutiamo Valeria, salutiamo ancora Lidia, Stefi, buonasera e Riccardo. Adesso amici, siamo arrivati, Luca vieni qua anche te, va, lasciala a lui ecco, perfetto. Ok, perfetto, Luca. Allora, il vostro consorzio è quello che poi alla fine fa vedere ai turisti le bellezze del nostro territorio. Certo che sì. Vero Luca? Sì, fa vedere tutte le bellezze che abbiamo sul lago di Como, tutti i rami che abbiamo. Ascolta, di Como, e questo qua, qui, è questo qui è qualcosa di meraviglioso. Del lago di Como. È il must del lago di Como, Luca, giusto? Sì, esattamente, Villa del Balbianello, famosa, che hanno girato i film di James Bond, Casino Royale, Star Wars, La Guerra dei Cloni. Anche Star Wars, esattamente. Perfetto, perfetto. Beh, Angelo, quindi adesso se andiamo lì vicino, così almeno, ecco, lui è il nostro conducente questa sera. Grazie, sì. Angelo, che così almeno ci avviciniamo. Ecco, questo è il Balbianello, come dice Graziella, godetevi il lago e la vista del Balbianello. Ciao Ariel, ti amo Como. Serata ideale per un giro in barca. Certo, effettivamente. Però abbiamo già previsto di farlo questa sera, vero Marco? Sì, e allora sì, non sì. Dopo... E poi il tempo ci ha anche abbastanza assistito. Ieri sera era ancora più limpido e la luna era... Beh, ragazzi, io mi fermo, non parlo nemmeno, perché quando ci siamo di fronte a questo spettacolo, come dice Riccardo, semplicemente meraviglioso, noi ci fermiamo, guardiamo, osserviamo la bellezza di questo posto, uno dei più belli del nostro lago. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, c'è la nostra amica stasera, sono tutti scatenati. Ciao Tiziana, ciao Rita, ciao anche a Tina, buonasera anche a Rita. Ecco, ciao Laura, super Balbianello, eh sì, tu sei a Bellagio, sei lì di fronte. Si vede appena dopo. Dopo si vede, però ragazzi, il Balbianello illuminato al 30, al 29 di gennaio, io credo che è uno spettacolo super. Io devo dire grazie a questi amici che questa sera ci hanno portato in barca fin qui per vedere le ultime luci di questo Christmas Light. Che spettacolo! È particolarissimo, Marco? Speriamo l'ultimo, primo e ultimo, così particolare. No, speriamo che il prossimo anno si possa venire. Sì, no, dico come. Speriamo, veramente. Come possibilità di movimento.
Ma che bellezza! Ragazzi, ammirate il Balbianello, ammiratelo, ammiratelo, perché non è che capita tutte le sere, e grazie a loro siamo venuti qui in barca, vederlo dalla barca, guardate che spettacolo! Manca solo, c'è un calice di prosecco, ecco. A vista c'è, vin vista. Brûlée, il vin brûlée ci vorrebbe di più, Lidia, che il prosecco, perché in effetti fa un po' freschino. Allora, eccolo qua ancora il Balbianello, guardate, adesso ve lo faccio vedere meglio, aspetta, mettiamo a fuoco, ok, perfetto. Ciao Agnese, ciao anche a Roberto, sindaco di Figino, che ci guarda, il nostro lago, spettacolo, grazie ragazzi, grazie a te sindaco. Ciao Nadia, beh, ragazzi, devo dire che... Guardate poi, ecco, di qui ci sono anche i colori, grazie Angelo che a questa velocità ci fai vedere veramente, grazie davvero, il Balbianello, tra l'altro come dice Graziella, è giusto ricordarlo, gioiello del FAI, uno dei più... appartiene al FAI. Il gioiello del FAI, il fondo per l'ambiente italiano, è di proprietà del FAI, ecco, lo vedete, noi lo stiamo facendo vedere qui da sotto, proprio questa sera, come vedete c'è anche il rosso, il verde, è insomma una gran bella magia. Questa qui che vi stiamo facendo vedere proprio in questa serata, sì, certamente freschina, però ne valeva davvero la pena venire ad ammirare. Ecco lì, su lì sulla terrazza lì hanno girato anche Star Wars, ovviamente, proprio lì all'interno del Balbianello, gioiello bellissimo del FAI. Siamo in Tremezzina, ecco, siamo in centro lago. Ecco, quella chiesa là, no, cos'è quella? È Mezzegra, mentre quella che vediamo sulla destra è San Lorenzo a Tremezzo. Ah, perfetto, perfetto. Bellagio, eccolo lì. Di fronte c'è Bellagio, Laura che ci stavi guardando da Bellagio. Ciao Mauro, dice stupendo tutto, sono d'accordo assolutamente. Sì, adesso magari facciamo un piccolo giro, poi torniamo indietro, ragazzi, perché voi avete già esagerato con la cortesia. Ciao a Tiziana, consiglio un buon rosé. Cosa, Anto? Vediamo il Golfo di Venere. Il Golfo di Venere, glielo facciamo vedere? Anche, vabbè, facciamo vedere con il motoscafo il Golfo di Venere. C'è un po' di vento, amici. Vi vedo, dice da Mezzegra, Michela. Ah, va bene, allora affacciati e salutaci. Ciao Marco, ciao Guido, scusa, ciao ad Alessandra, mi viene freddo a vederti, lei dalla Germania, e Cristina ci consiglia un bel grappino, e certo, un grappino ci starebbe bene, sicuramente. Allora Angelo, anche di sera, anche d'inverno, il Golfo di Venere è uno spettacolo. Bellissimo anche qua, essendo un golfo chiuso, è unico. Sì, Agnese dice che ho letto sul post di Fermi che da domenica siamo in zona gialla. Sì, sì, siamo in zona gialla. Ciao Ariel, saluti anche a te. Ah, ecco, c'è anche lì l'altra chiesa illuminata. Beh, insomma, ragazzi, grande spettacolo quello che vi stiamo facendo vedere nel Golfo di Venere, Tremezzina. Un lago fantastico, come dice Mauro. Certo, certo. Ecco, lo vedete, ci vedete tutti i riflessi del nostro lago questa sera, con tutte le ultime luci del Christmas light. Domani spengono, mi sembra, sì, da domani forse, o domenica si spegne. Agnese, ci vorrebbe il vin brûlée, concordo pienamente. Mezzegra, e poi di fronte la Cepellaggio. Ciao anche ad Elena, buonasera a te. Saluto ad Andrea, sì Andrea, grazie, lo sappiamo, domenica siamo in zona gialla, grazie, grazie Tania, saluto anche a Riccardo, lago davvero bellissimo, sì, magari avviciniamoci un attimo, poi torniamo indietro perché avete già fatto fin troppo. Buonasera da Plesio, ci saluta l'amico Andrea, ciao Andrea, buonasera a te. E allora ci avviciniamo a questa che è il lungo lago di... Questo è il lungolago di Lenno. Di Lenno, giusto, il lungolago di Lenno, sì, certo. Questo è Lenno, perfetto. Ciao Angelo, ciao anche a Mauro. Quindi confermiamo anche che siamo qui sul lago, stiamo vedendo le luci del Christmas light, e confermiamo che, a proposito di luci e di colori, domenica, come ha anticipato il presidente Alessandro Fermi, saremo in zona gialla da domenica. Quindi riaprono i bar, i ristoranti, oltre che anche i negozi. Domenica, ultimo giorno del Christmas light, esatto, noi ve l'abbiamo fatto vedere questa sera. Salutiamo Giulietta,
Salutiamo Anna in Angelo, Mauro, buonasera anche a Clara. Certo, abbiamo un bel coraggio in effetti, ragazzi. Però ascoltate, guarda che ne vale la pena, guardate che ne vale veramente la pena, guarda che bello. Lenno e il suo lungolago e la sua chiesa. Qui è veramente un grande spettacolo. Hamid, ciao anche a te, cari saluti, va bene, il Golfo di Venere, adesso torniamo indietro ragazzi, perché questo è, lo vedete, la passeggiata di Lenno, il lungo lago di Lenno, sempre molto bello, suggestivo, romantico, ciao a Sara, magia immensa, sono contento. Dove vai? Dove vai? Ritorno? Torna indietro che torniamo verso il Balbianello, dai. Perché lì c'è la secca. Ok. Senti, ma com'è guidare la barca di notte? Beh, per noi è come essere di giorno. Come di giorno? Tu ormai conosci tutto a memoria? Abbastanza. Mamma mia, va bene. Allora, consorzio dei motoscafi Lago di Como, Luca, come è andato a Marco? Chiudiamo il nostro collegamento. Ci saluta da Terracina una menaggina che ci passava col battello, che è Anna Rosa. Bene, mi fa piacere che ti abbiamo riportato un po' nella tua terra. Saluti a Sara, Alta. Allora Marco, chiudiamo qui il collegamento, grazie ancora, nella speranza che il vostro boat service Lake Como nel 2021 possa tornare a portare tanta gente a vedere. Ah beh sì, è vero, qui c'era la secca, ha ragione lui. Ormai conoscete tutto a memoria. Vuoi provarla? No. Ragazzi, grazie, è tutto dalla Tremenzina. Io ringrazio ancora Marco e Luca. E anche Angelo, perché Angelo. Angelo, veramente, grazie davvero. Niente. È un piacere, Riccardo, anche per noi. Ciao Luisa. Loro sono veramente nostri grandi amici. Vi saluto anche. Vi salutiamo da lì, dai, facciamo così. Andiamo ancora al Balbianello, Sara, ciao, adesso aspetta che ci avviciniamo al Balbianello che è qui, ovviamente è tutto buio, che bella diretta, sono contento Clara, sono contento che hai apprezzato questa nostra diretta, con un po' di freschino, ecco qui, questa è la punta del motoscafo, questo taxi veneziano che questa sera ci sta portando qui ad ammirare uno dei posti più belli. Il Balbianello. Ciao Luisa, anche a te un saluto. Lo rivediamo e facendovi vedere la magia del Balbianello. Vi saluto, vi auguro buona serata assieme agli amici del consorzio motoscafidario che ci hanno ospitato a bordo del loro bellissimo taxi che è questo qua, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Davvero una gran bella imbarcazione. Eccolo qui ancora il Balbianello, l'ultimo passaggio e il saluto, gustatevelo con le luci, grande spettacolo. Dal motoscafo quasi arriva anche la luna. C'è anche la luna. Sì, la luna, ragazzi, c'è anche quasi la luna, un pezzettino di luna in centro lago, in Tremenzina. Ciao a tutti, grazie.